iPhone 6S Plus Gold 64 giga. Vediamolo insieme. Questa colorazione gold che già conosciamo, soprattutto chi da iPhone 5S ha preferito questa colorazione, che non è tanto sul dorato quanto sullo champagne, molto delicata. Vediamo molto brevemente la dotazione. All'interno della confezione ovviamente troviamo il piccolo manualetto illustrativo con all'interno la clip per rimuovere la SIM. E poi il caricabatterie da muro, la presa, il cavetto Lightning in dotazione lungo un metro e le cuffie EarPods originali Apple. Ed ecco la prima accensione, ancora prima della prima configurazione. E nel frattempo diamo un rapido sguardo alla scocca esterna dell'iPhone, che non presenta grandi novità rispetto al suo predecessore. È solito tasto di silenzioso, attivazione e disattivazione, fotocamera, logo Apple, un alluminio che sembra molto più resistente al tatto. E proviamo immediatamente il Touch ID 2, che sembra davvero velocissimo. Quindi dopo averlo attivato facciamo una breve carrellata delle funzioni principali di iPhone 6S Plus con installato al suo interno iOS 9.0.1. Vediamo insieme il funzionamento del Force Touch, che è diverso da una lunga pressione, come abbiamo visto. Premendo più forte si attivano delle funzionalità abbreviate e veloci di ogni applicazione. Scorrimento ovviamente molto molto veloce tra i menu e la possibilità di settare una registrazione video da 1080p a 4K a 30 fotogrammi per secondo. E a proposito di video, proviamo insieme la fotocamera nativa di iOS. Ricordiamo che è una 12 megapixel, migliorata anche la possibilità di creare e di fotografare delle macro fotografie. E proviamo insieme la Live Photos. Andando nella galleria fotografica vediamo la fotografia che abbiamo appena scattato, originale, HDR, successivamente vediamo la Live Photos, che possiamo riattivare con una lunga pressione, con una pressione più forte sulla fotografia. Come sempre Apple non delude mai sulla qualità dei suoi prodotti e non si smentisce neanche su questo smartphone di punta. Ovviamente è consigliato a tutti coloro che amano registrare video o scattare fotografie di altissima qualità. E sostanzialmente queste sono le novità più grandi, cioè la fotocamera molto molto migliorata e la presenza del Force Touch. Vi raccomandiamo di continuare a seguire Amatech Blog per tenervi aggiornati sulle prossime novità riguardanti sempre iPhone 6S Plus.